Il primo oggetto è un pentolone di rame, il secondo oggetto è un mattarello, il terzo oggetto è un cappello da chef. Io mi chiamo Simone Bellesi, pasticcere. Pentolone mi ricorda di rame, mi raccomando, di rame. Mi ricorda quando da bambino mio padre mi faceva fare le prime creme e a quei tempi venivano fatte cotte essenzialmente nel rame. Nel rame perché ha la capacità di poter unificare la temperatura di tutta la pentola in maniera più omogenea. Sempre da piccolo io vedevo mio padre col mattarello, non aveva ancora la macchina che spianava, la sfogliatrice che spianava qualsiasi tipo di pasta, quindi partiva col mattarello, con la forza delle braccia e dava lo spessore alla pasta. Il terzo oggetto è il cappello, perché è un elemento importantissimo dell'uniforme di noi chef pasticceri. Non avere un cappello qualunque, tipo bandana, ma un cappello elegante che dia veramente importanza alla figura che abbiamo. Come primo consiglio, ovviamente, quello di avere tanta passione per il lavoro che andiamo a fare, che è essenziale. Poi l'altro consiglio è quello di continuare a ricercare il modo di migliorarsi sempre di più. La ricerca e lo studio di un prodotto che ti sembra buono, al momento anche eccellente, ma andare a trovare il piccolo difetto che te lo può far migliorare ancora di più. Non ci alziamo più forse come 30 anni, 40 anni fa faceva mio padre. Abbiamo le tecnologie che ci aiutano a poter svegliarci un po' più tardi la mattina, però comunque è un lavoro duro, continuo, però non bisogna abbattersi. Questi ostacoli della durezza del nostro lavoro vengano superati in maniera agevole se spinti dalla ricerca e dalla passione.